Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Forza Horizon 5. Oggi ci dedichiamo ad una giornatina un pochettino più attiva, So che ogni tanto vi piacciono, lo abbiamo appurato all'inizio della nostra avventura messicana, che ogni tanto dedicarci solamente a qualcosa, magari di più lungo, relativo alle gare e quant'altro, ci può far piacere. E oggi abbiamo anche l'occasione, in realtà, di scoprire una vettura speciale, particolare, un'altra vettura particolare, specifica di Forza Horizon 5. Che mi risulti almeno. L'auto in questione è una leggenda degli anni 90, anzi in verità è una versione ancora più esagerata di quella leggenda, ovvero della Jaguar XJ220S, l'auto, molti dicono, più veloce della metà degli anni 90. Sicuramente in effetti è un'auto molto veloce, è già pensata con dei criteri estremi, cioè sì, è stradale, ma comunque un'ispirazione racing potentissima, e questa qui è la TVR, come vedete. TVR è un... insomma, sono delle iniziali. TV è nome e cognome, non mi ricordo come si chiama sto tizio. Comunque, questo signor TV, insieme alla Jaguar, ha fatto questa versione dell'XJ220S. La R sarebbe Racing, TVR sarebbe TV Racing, ispirandosi alla versione Le Mans. Questa è un'auto, praticamente una GT del gruppo N, una roba del genere. E questa versione era in grado di far sembrare un'auto normale, più o meno, l'XJ220S di base, che già era una figata. Questa qui ha lo stesso motore, uguale, il 6 cilindri credo, ma con più cavalli e una carrozzeria teoricamente tutta in carbonio, quindi alleggerita. Se l'XJ220S è una bestia, non oggi in senso assoluto, ma pensate agli anni 90, che missile tirarono fuori dall'Inghilterra, questa versione qui deve essere pazzesca. E oggi noi ce ne occupiamo, però abbinandola ad una gara molto molto lunga che ci è rimasta da fare, cosa che ci piace molto. Diciamo, è la nostra auto speciale di oggi, in effetti lo è, perché è un'esclusiva del pass della scorsa settimana, tra l'altro. Questa settimana, ragazzi, uscirà qualcosa che assolutamente approfondiremo subito. Questa qua l'avevo lasciata un pochettino indietro perché abbiamo avuto altre idee, ma vale la pena, Il bello di questo gioco è anche poter essere poveri, ma allo stesso tempo scoprire, sembrare uno di quelli che provano le macchine assolute. Per questo abbiamo Gigino. È vagamente emozionante comunque tirare fuori dal garage una roba del genere. Tra l'altro vi dirò, non mi piace molto la combinazione con questo colore azzurrino. Immagino che sia specifica di questa TVR. Però la versione normale, grigia, con i fari coperti, mi piace quasi di più. Però non vedo l'ora di scoprire le potenzialità di questa vettura. E ragazzi, ecco, molto bene, non abbiamo il controllo di trazione attiva, siamo un pochettino rozzi, così rudimentali, come forse meglio si sposa per la metà degli anni 90. Ma quest'auto, mamma mia, però grande compostezza, devo dire. Hypercar anni 90, elegante, tiene tra l'altro la strada in maniera eccezionale. Ora noi ci andremo a mettere un pochettino di mano lesta e malavitosa per andare ad affrontare quella che è, ragazzi, vi faccio vedere, perché ho notato che c'è rimasto il colosso, non ce l'abbiamo come completato, quindi abbiamo fatto una col golfino, una non mi ricordo con cosa. Questa è una terza gara, credo super super lunga, comunque sicuramente non come gli sprint, quindi meritano magari un'auto particolare. Ovviamente da come la stiamo guidando potrebbe sembrare una barzelletta, ma naturalmente se si vuole mettere un pochettino di piede pesante, come vedete, la sua cavalleria ce l'ha, anche perché rispetto ai tipo 540 cavalli dell'XJ, questa ne ha 680, una roba del genere. 614 in 2 metri di coppia. Ragazzi, guardate quanto... È lunga quest'auto, È grande. Pesa soltanto una tonnellata. Ma non è il solito Racing V12 questo? Fa un bellissimo suono. Dovrebbe essere un V6 biturbo e spero che lo sia. Naturalmente è posteriore. Beh sì, ma queste cose qui non le andrei a toccare, onestamente, ragazzi. Una leggenda così deve rimanere così. Ma qua, in realtà, pensando a una versione da gara, un pochettino il biberon davanti che mi infastidisce un attimo, però non sarebbe stato neanche malissimo aggiungere queste appendici. Forse sulla... Ma questo è carino, sapete?
non invade troppo, ci dà una possibilità in più e alla fine non è cambiato niente. Beh, furba come cosa, eh? Andiamo a vedere. Ah, pensa un po', che bello. Guardate com'è anni 90, è tutta rigonfiata lì sul fianco, tanto che il distanzialino le conferisce un caratteraccio davvero davvero figo. Non preoccupiamoci della legalità, nel senso che la gomma è molto fuori, ma questa è un'auto da corsa, quindi esti quazzi. Gino chiaramente la vuole riportare un pochettino ai giorni nostri, quindi un bestione del genere e montiamo due cerchi da 20 pollici. Andremo poi a cambiare i cerchioni perché, detto francamente, ho capito, se fosse vera non andremo a pasticciarci, però non è che siano proprio belli. Cioè, quello dietro in realtà anche sì, a parte il colore matchato con la carrozzeria, bruttissimo, però quello sembra il cerchio di un autobus, capito? Non che è praticamente una macchina da museo che verrà usata in questo evento speciale, basta, una slick da corsa direttamente va bene. In effetti, ragazzi, anche un cerchio del genere lo vedo bene. Purtroppo andremo a perdere 9 kg, ma non è niente di che. Però guardate, quelli originali sono praticamente così, un pochettino più ristretto, però quello posteriore ha questa forma un pochettino a fiore che rientra abbastanza, è assolutamente identico a quello che abbiamo montato noi, solo che ha meno bordo imbullonato, è tutto cerchio, e però perlomeno lo montiamo pure all'anteriore. Ma alla fine il design è quello, lo stile è quello. Per i 9 kg, pazienza, Cesarino fa una bella cagata, non mangia più niente, va a fare la gara, così a posto, si riporta in pari. Allora, visto che andiamo a modificare sicuramente qualcosa, montiamo il cambio da gara suo, originale, non voglio rapportature diverse, solamente se ci fosse la necessità, diciamo così, di regolare qualcosina, sappiamo che lo possiamo fare. Ma di base ci va bene tutto, anche l'impianto frenante maggiorato, perché facciamo l'intelligenza. Ecco, l'auto è anni 90, per quanto super sportiva, per quanto speciale, è un pochettino alta secondo me, ma non vedo la possibilità di migliorare questa cosa. Chissà se... strano però, perché c'è solo fuoristrada. Magari sono già regolabili di suo, eh? Le sospensioni, quindi volendo la potremo abbassare, dopo verifichiamo assolutamente. Il doppio turbo c'è, volendo si può elaborare, vengono fuori altri cavalli, forse stiamo esagerando, spero che non risulti inguidabile, ma soltanto estremamente veloce. Eccolo lì. Allora, 20 kg gliele abbiamo aggiunti per via delle modifiche, però ampiamente recuperati, insomma, con questi 240 cavalli in più, sostanzialmente, sì, 238, per un gioiellino che richiede anche forse un ritocchino estetico, veloce, perché vogliamo andare a far la gara impegnativa. Farla così lucida sembra troppo normale, ragazzi, invece guardate questo spazzolato così, è assolutamente speciale. Specchietto in carbonio lucido, lo vedo bene, così come anche lo spoiler, anche se in realtà... ah, tutta quella centrale, no, invece è molto bello allora, ok. Anche la parte interna del cerchione la facciamo in carbonio, rimaniamo più sul classico invece per quanto riguarda la fascia esterna, con quell'alluminio che comunque c'è. Vedo questi ganci per esempio del cofano, che guardate è un pezzo unico, non ci sono linee intermedie, dallo specchietto in avanti fino a, con tutti i fari compresi, viene via tutto, molto racing. Con questo verde la pinza rossa non mi dice molto, quindi andiamoci a cercare anche questa volta un dorato, un bronzato. Mica male, bello che verniciando la custom è venuto via anche il logo TVR lì sul parabrezza, che per carità è il suo, ma noi la preferiamo pulita, anzi al massimo ci dobbiamo mettere i nostri, no? Abbastanza intoccabile, ragazzi, quest'auto, eh? Devo dire la verità, sto vedendo solo se si può lavorare con qualche idea di contrasto, ma con le sagomaturine non c'è speranza. Al massimo si può cercare di dare ulteriori forme, diciamo così, alla carrozzeria. Per esempio questa spalla crea una certa armonia su questa fiancatina, che altrimenti vedete tutta verde, un po' piatta. Io credo che migliori quasi, assume una certa cattiveria, anche simile al super estrattore che c'è dietro, un pochettino una forma così. Tra l'altro, invece che finirlo con questo stupido zoccolo qua sotto, potremmo anche fare in modo proprio di creare un'onda con l'estrattore posteriore che si sviluppa sotto l'auto. In effetti sì. Davanti però ci deve essere un piccolo punto su questa cosa, ok? Esatto, una specie di aletta laterale che tanto poi nella parte centrale riprende comunque queste forme. Ma sì, dai, solo qualche forma in più. Su quest'auto non ci serve altro. La firmiamo così. Magari
anche così, ok? Targhetta sagoma Turina, stampata, appiccicata sullo sportello, che ora che ci penso dovrebbe essere l'unica parte non in carbonio di tutti i pannelli della carrozzeria. Sopra siamo a posto, facciamo soltanto una cosa, cioè vedete questa barra lì verde così, non mi fa impazzire, preferisco a questo punto, visto che è tutto nero sopra, tutto di vetro, strano come concetto, una macchina da corsa non avrebbe mai il vetro lì sopra, è pesante, ci avrebbero fatto il pannellino ai giorni nostri di carbonio. Sul posteriore c'è poco spazio, ma io a questo punto, avendo già dato con tutti i loghi e quant'altro una bella scritta Jaguar, ce la metto. E davanti, purché non sembri una trashata, ci metterei il simbolo, che poi il simbolo è più il profilo, però no, in realtà no, sulle nuove Jaguar c'è proprio questo, lo stemma rotondo con la faccia del giaguaro dentro. Noi ci mettiamo solamente la faccia così, discreta, ovviamente diventa pacchiana se la facciamo troppo grande, ma così ci può stare. Vi dirò ragazzi, anche se ci fossimo soffermati di più, questa non mi sembra un'auto da tamarrare troppo o comunque da farsi venire, perché è pulitissima, capito? Ha una fiancata solamente come una bolla, un palloncino, quindi andarci a mettere troppe forme poi stona, anzi l'abbiamo resa, siamo riusciti a renderla ancora un filino più sinuosa con questa simulazione di parte inferiore che risale lungo la fiancata. Tutto è partito dall'idea del mega estrattore molto molto bello, che praticamente abbraccia poi tutta l'auto anche sotto. Ma mi sarei fermato ad una cosa del genere in generale, non solo perché oggi non ci abbiamo voluto perdere troppo tempo, perché vogliamo soprattutto guidarla. Oggi vi ho promesso un episodio molto molto guidato con una gara lunga. Cazzo che bello l'effetto della carrozzeria al sole. Allora, attenzione perché potrebbe essere pericolosa quest'auto. Ma oddio, gli ho dato una bella sgasata già con la prima, non sembra. Siamo già il navigatore dove dobbiamo andare, ovviamente è lontanissimo, mannaggia lui. Minchia ragazzi, sembra quasi lenta, ma guardate, sono già a 300 all'ora. E comunque conserva delle doti di guida stratosferiche. Guardate quanto è ferma a 300 all'ora. Bello il sound, però. Mamma mia. Tra l'altro ragazzi, vi ricordate quando abbiamo fatto dei video, diciamo, di presentazione di Forza Horizon 5, quando ancora non era uscito, che abbiamo analizzato quei filmati con i sound registrati dal vero? C'era proprio un XJ220S o no in quelle riprese? Infatti è fatto da Dio, è bellissimo. È stata un'esperienza sublime ragazzi guidare quest'auto fin qua, a tutta birra, e il fatto che la carrozzeria sia sostanzialmente intonsa ve lo fa anche capire. Poi mi piace un sacco questo tipo di carrozzeria, questa finitura col colore che abbiamo scelto, col contrasto col nero, è bellissima, crea dei riflessi pazzeschi. Quello che non abbiamo provato, ma che ci possiamo confermare adesso qui in effetti prima della gara, è che l'auto in effetti si può abbassare. Così di norma ha fatto proprio pluff quando ho tolto la posa, visto che bello? Oh, così è spettacolare, e direi che siamo pronti per il colosso. Ragazzi, guida benissimo, secondo me qui ci sarà da godere. Poi, chiaramente, vediamo, sportive anni 90, così finché non ci mettono in mezzo F50 e cose varie. No, che cazzo dici, 55 km tutti tortuosi così? Azza! Qua ragazzi, mezz'oretta di video ce la facciamo tutta. Ci sono degli amici interessanti, però tuffiamoci ragazzi, quindi senza saperne leggere né scrivere. Abbiamo guidato abbastanza per capire che l'auto sostanzialmente, a parte il fatto che l'abbiamo appena abbassata di assetto, sembra comunque ben messa. Attenzione. Beh, la categoria è molto bella, pure le McLaren GT Porschettino, poi ho visto una Ferrari 288 GTO dietro, uno spoiler discutibile ma va bene, è concesso, visto che dobbiamo fare una sorta di endurance punto a punto qua. 55 km in compagnia di questi amici. Guarda quanto è stabile la nostra macchina. Chissà che non sia per la lunghezza che ha. Magari perde in agilità, ma è veramente stabile. Oh, meno male che avevo gente davanti che ha frenato, se no non mi sarei mai accorto di questa piccola gomitatina in curva. Attenzione all'esterno. Perché davanti ci sono vetture molto buone che tentano la fuga, quindi se vogliamo essere della partita dobbiamo spicciarci un po' e fidarci della grande stabilità di questa Jaguar, che in effetti può affrontare a manetta parecchi curvoni. Però attenzione, sempre con prudenza, come arriviamo addosso a questa McLaren. Attenzione, rotondina, ci ha staccato di nuovo.
Abbiamo sbagliato qualcosa noi, evidentemente. Molta fiducia qui. Siamo quarti, ma diciamo che se riusciamo ad arrivare a podio in una gara così lunga e abbastanza complessa è già tanta roba. Però io vedo che, mamma mia, approfittando un po' della bontà di questo Jaguarone, si può anche ricucire un po' il gap. Chi sono i primi due? Mi sa che è una Porsche vecchia, però più vecchia di quella bianca lì dietro. E poi non so cosa. Mi sembra quasi il culo di una TVR, potrebbe essere, eh? Tipo la Griffith. O la Cerbera. Quelle robe lì. Tanta Inghilterra, allora. In questo confronto d'altri tempi. Dove tra l'altro, però, attenzione, perché ha M4R. Sì, sì, è proprio quella, è la TVR. Griffith. Il Porschettino azzurrino mi piace, colore molto M4R. Ce l'avevamo anche noi in origine su questa, ma l'abbiamo tolto per creare però qualcosa di assolutamente più figo. Allora ci viene da pensare che possiamo essere della partita anche noi, eh? La Jaguar è fenomenale. È fenomenale. Ovviamente, ragazzi, teniamo presente che ancora non stiamo correndo al livello super massimo dell'IA, perché rispetto a Forza Horizon 4 è aumentato di molto. E mo non mi ricordo, insomma, è il nostro che avevamo scelto per adesso. Poi man mano magari ci proveremo a fare qualcosa su imbattibile. È tipo esperto questo, non lo so. Pro esperto, non li so manco i livelli. Però più o meno corrisponde all'imbattibile di Forza Horizon 4, perché la difficoltà si è alzata un botto. E qua il Porschettino è andato a tirare una frenata in culo alla TVR. E allora poi ha rallentato. Siamo a un quarto di gara. Vorrei lasciarvela integrale, sempre che ne valga la pena, perché se dovesse smettere di esserci bagarre a un certo punto, allora no. Però per adesso mi sembra che l'inseguimento del team M4R, attenzione, perché due squadre britanniche in prima e seconda posizione al momento, con TVR e Jaguar. Stiamo andando via. Il Porschettino molla. Questa TVR invece cammina. Ma quanto siamo? Ma non sembra, raga. 360 all'ora. Pieno qua giù così. No, ce l'ha staccata. Grande salvataggio. Cazzo di frenata. A un certo punto mi era sembrata troppo la differenza di velocità con l'altro. Ho detto, c'è qualcosa che non va. E infatti c'era una staccatona prepotente. Attenzione, paesino. Siamo molto scorrevoli in curva noi. E Porschettino con l'agilità, lui che ha il passo super corto, recupera di nuovo qualcosina. No, 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 ti prego. Ok, solamente un pochettino di fuori pista. Grande, mamma mia, se si inserisce con l'assetto neutro giusto, raga, fa una strada pazzesca sta Jaguar. È ancora lunghissima la gara, però qua la coppia di testa continua a suonarsele. Porschettino qualcosina recuperato. Veramente bellissima sta gara. Qua l'ho azzardata. Ho detto vado tutto largo e poi freno un botto. Ne abbiamo preso in culo. Abbiamo perso uno specchietto, attenzione. 60.000 euro di danni, come minimo. Sta bastarda di TVR necessita di qualche operazione strana per farsi passare. Attenzione qua, curvaccia a gomito. Forse nelle curve lente questa Jaguar non è il top, ma confido che non siano troppe in questa gara. Oh, elevate. A questo punto però il pilota M4R prova a mettere un po' di pressione. Ormai è attaccatissimo. Tenta di studiare l'avversario. E il Porschettino si riallontana in questa fase di acceleratore. Ma che cazzo di motore ha la TVR, raga? È possibile che io a 350 all'ora
Me lo vedo lì paro paro. Che mantiene le distanze. Oddio, quanta gomito questa. Tenta l'incrocio di traiettoria, ma niente da fare. Angel Rick guida davvero bene. Ah, mamma mia. La sto prendendo veramente sul serio. Oh, ma rotti i coglioni questo, eh? Diventando una questione di principio. Anche se ottima fin qui la gara, e siamo solo a metà. E fin qui siamo certi che la vedremo integrale. Piuttosto taglio le cose prima, fa niente se vi perdete il processo di sviluppo della vettura. Ma questa gara mi sembra interessante e valida. Cazzarola. È nel misto troppo stretto. Soffriamo, eh. Se tornassero un pochettino le praterie, guarda, guarda, potremmo tornare a fare una grande pressione come poco fa. Alleggerita molto bene Angel Rick la pressione, è riuscito a resistere agli affondi a M4R. Ma manca ancora praticamente metà gara, quindi gli affondi è facile che se ne vedranno ancora. Scaltro qui il Cesarino, si riporta sotto. Guarda, guarda quanto allunga, oh. Ha tantissimo motore quello lì. Porcettino, zitto zitto, cacchio cacchio, si sta facendo la sua terza posizione abbastanza sicura. Magari nella speranza che qua partano a un certo punto le mazzate. L'abbiamo fatta meglio, grande accelerazione qui. Ma recupera, recupera motore questa cazzo di TBR. Comunque, regà, sono auto straordinarie queste, eh. A volte con le hypercar super moderne si fa quasi più fatica. Sta andando a meraviglia. Proprio a livello di tenuta. E comunque c'ha 1000 cavalli, cioè, avete visto, non è che mica si scherza. Io però lo devo fregare questo prima della fine, perché sennò ci rimango veramente male. Ci ha fatto vedere il culo per tutta la gara. Si sta mostrando superiore, per così dire, il nostro amico Angel Rick. E a Gigino queste manifestazioni non piacciono molto. Vorrà sicuramente che il suo pilota alla fine trovi un modo. È sparita la Porsche nel frattempo, eh? Ha preso qualche cantonata? Si è allontanata di parecchio. Guarda questo quanto va. Una roba pazzesca. Chiudila, chiudila. E che ci rifacciamo sotto? Slalom gigante nella giungla qua. Nello slalom gigante è tanta roba, il nostro giaguarone. 66%, ragazzi, 2/3. Ma questo è un bastardo proprio. Non ne vuole sapere di abbassare la cresta. Gigino farà delle ricerche su questa squadra avversaria. Cosa ho salvato? Ho visto lui frenare e ho capito che andava fatto. È normale che qualche rischietto ce lo dobbiamo prendere, perché sennò le distanze non si accorciano. Però attenzione a non fare puttanate, attenzione, ci prova qui. E mo vediamo. Tratto super veloce, questo in pieno. Tutto pieno.
Occhio perché lui ne ha. No, 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 malissimo. Ehi, abbiamo chiuso un pochettino la strada. Ora sono schiaffi e gira. Manca ancora, 20% non è poco. È ancora un minimo 2-3 minuti di schiaffi e di bagarre. E ora abbiamo un problema, cioè facciamo strada noi. Eccolo lì, all'interno. Non è facile star davanti, eh. Vengono alle mani. Il duello è diventato improvvisamente più fisico. Attenzione. Prova a fare un po' di break check pure. Prova ad affiancare all'interno Cesarino, attenzione. Mazzate dure e belle. Una gara che sembra infinita, peraltro. Che vive adesso le sue fasi finali e tesissime, perché un vincitore ancora non ce l'abbiamo, ma probabilmente sarà tra questi due. Attenzione, esterno. Poi si rientra dall'altra parte. Ci prova. Qua va dentro. Qua va dentro, lo ha beffato. Simulando l'attacco dall'esterno. Il bravo Cesarino. Attenzione, c'è del margine anche. L'abbiamo vinta così? È stato il punto chiave? Ma se non buttiamo via queste fasi, forse ci siamo presi una bella fetta già di ipoteca. Sbirciamo però un attimo la mappa ogni tanto, che voglio prendere strane trambate. No, ha mollato, ragazzi. Ha mollato, è rimasto a piedi? Immaginate? Boh, visto che è abbastanza un endurance ci starebbe, no? Varie difficoltà, ma adesso siamo davvero soli però. Incredibile, stanno arrivando dietro tutti. Strana cosa. Strana cosa, eh? Ci siamo divertiti fin qui. Poi un ultimo tratto mi dà quasi una mezza idea di script. Però vabbè, non voglio... Cioè, pazienza. Ci siamo divertiti per quasi tutta la gara, quindi va bene così. Va molto bene così. Questa macchina, grazie a questa gara, ragazzi, mi ha fatto innamorare. Avrò sempre una grande considerazione di lei, anche se probabilmente non la useremo mai più. Però oggi ci ha fatto godere alquanto. Eccolo lì. Un quarto d'ora. Come vuoi venire a gareggiare con me? Attenzione, dicevo, un quarto d'ora soltanto di gara. Quindi direi che, vista un po' questa ruota, eccola lì, bara, dovremmo affrettarci un pochettino a scambiarci i saluti, ragazzi. Perché oggi, meglio di così, non poteva andare. Abbiamo potuto metter mano. Che vuoi? Vabbè, sì, ok, abbiamo sbloccato un nuovo capitolo. Auto fantastica, leggendaria, super super rara, unica. E secondo me ci siamo presi il rischio di modificarla abbastanza, anche senza tamarrate, e abbiamo anche fatto bene, perché mi piace un sacco così com'è. Abbiamo avuto la dimostrazione che queste gare lunghe sono fighissime e offrono delle emozioni che a volte nemmeno ti aspetteresti, no? Nel senso che a un certo punto ero veramente coinvolto a passare quel bastardo, anche se purtroppo credo che di questo tipo qui fossero tre le gare e le abbiamo appena fatte tutte e tre, nel senso questa era la terza. Però beh, vedremo ogni tanto di inventarci anche qualcosa. Io nel frattempo scelgo un bello shot di questa Jaguar, che mi è piaciuta tantissimo, veramente la terrò tra le preferite del garage per adesso. Ancora non è pienissimo. Voi fatemi sapere la vostra. Io vi mando un grandissimo abbraccio. Mi raccomando, ragazzi, giveaway di Instant Gaming, il mio Instagram, tutto quanto sotto al video. Dateci un occhio. Ciao.